Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Mi trovo nel centro di Padova e questo palazzo, di fronte a me, è il Palazzo Bo, il cuore della sua celebre università. Il palazzo si chiama così non per celebrare il cognome di un qualche personaggio illustre della zona o il suo costruttore. Si chiama Palazzo Bo perché Bo in dialetto significa bue e il nucleo originario del palazzo comprendeva i muri di una macelleria. Secondo la tradizione, la prima registrazione qui dentro di una regolare organizzazione universitaria avviene nel 1222, anno più, anno meno, ed è favorita dallo spostamento volontario qui a Padova di un massiccio gruppo di studenti e di docenti provenienti dall'Ateneo di Bologna in cerca di una maggiore libertà di espressione e di cultura. Nel giro di una qualche decina di anni, l'Università di Padova diventa un punto di riferimento nel mondo accademico europeo, alla stregua di Cambridge e di Oxford, per le idee che qui dentro circolano, per le tecnologie che vengono sperimentate. Tutti vogliono studiarci, tutti ci vogliono insegnare. E anche il nostro Galileo, all'epoca di cui raccontiamo, un 28enne squattrinato, anche lui non vede l'ora di trasferirsi qui. Il 20 settembre del 1592 al giovane Galilei viene affidata la cattedra in matematica dell'Università di Padova. Questa è la sala forse più famosa dell'Università di Padova, quella più iconica, la sala del teatro anatomico. Rappresenta l'esempio più antico di struttura permanente creata per l'insegnamento dell'anatomia attraverso la dissezione del cadavere. Dobbiamo immaginarci questo teatro gremito di studenti che si affacciavano dai vari ordini con lo sguardo puntato su quanto accadeva qui in basso, dove c'era il professore con i suoi due assistenti massari alle prese con la dissezione del cadavere. L'atmosfera era resa ancora più lugubre dalla presenza di sole e candele per l'illuminazione, almeno fino all'Ottocento. Ma alle volte, per sdrammatizzare un po' la situazione, c'era addirittura un'orchestrina che suonava durante la lezione. Probabilmente Galileo ogni tanto entrava qui dentro per dare una sbirciatina su quanto accadeva. Del resto sappiamo, era un tipo molto curioso, però non ci insegnò mai. La sua cattedra era un'altra. Eccola, è questa la cattedra originale di Galileo Galilei, sulla quale saliva per insegnare ai suoi studenti, ingegnandosi ogni volta per trovare nuovi modi per coinvolgerli. Sì, perché il successo che Galileo ebbe immediatamente come docente si deve soprattutto al come insegnava più che al cosa. Era un precursore. Aveva una chiarezza espositiva incredibile, utilizzava metodi sperimentali innovativi per l'epoca, poco teorici, tanto pratici. Qui c'è il suo busto. Si racconta che i suoi studenti non lo lasciassero mai in pace, persino quando andava a mangiare da qualche parte qui attorno. I suoi studenti lo accompagnavano, lui li faceva accomodare e tra un boccone e l'altro rispondeva alle loro infinite domande, magari utilizzando la tovaglia come lavagna. Non immaginatevelo come uno scienziato austero, isolato dal mondo tra alambicchi e formule matematiche. Galileo è un toscanaccio, vitale, cinico. Sembra uscito da un film di Monicelli più che da una tragedia di Brecht. Ama la vita e ama il denaro che gli permette di godersela. Per cui usa la sua straordinaria intelligenza anche per questo. A
A Padova, nella Repubblica di Venezia, un luogo libero, aveva trovato la sua dimensione ideale, dove tenere insieme il lavoro, la ricerca e una vita spensierata.